Ricordo che un giorno tornammo dalla scuola di quinta elementare, erano 7 km lontano da casa mia. Lungo la strada, da pomeriggio, verso le 4:30 d'inverno, troviamo un povero disgraziato su una carrozzella. A cosa era accaduto? Che a un certo momento il fango aveva riempito i, come si chiamano? Il fango impediva di camminare, di andare oltre. Lui, poveretto, si cercava di spingere con le mani. Erano già le 5 di sera, pomeriggio, cominciava il buio. Allora ho detto quel mio amico con me, che era con me, cosa facciamo? Lui dice, ma se arrivo a casa tardi, la matrigna mi ammazza, però facciamolo. Allora abbiamo preso a piedi. Siamo arrivati a casa sua al paese alle 8, eravamo d'inverno. Felici, 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 felici perché i genitori ci hanno abbracciato. Però tornando a casa, lo accompagno a casa dei suoi e la matrigna che gli salta addosso, che gli salta addosso. E il papà che allora comincia a dargli degli schiaffi e mandarlo a letto senza cena. E la donna allora si mette a gridare, dico, senta signora, lei non mi gridi affatto, le dico una cosa sola. Adesso quando arrivo alla casa mia mamma mi abbraccerà. E allora ho capito un'altra cosa, che i gusti del bambino si formano sui gusti del padre e della madre. Questo è un discorso enorme. Se io ad esempio adesso sono qui, vivo tutta dal mattino alla sera, sono ben lieto di mettermi a disposizione. Se ho cominciato a pensare all'Africa, all'Asia, sono andato in America, negli Stati Uniti, sono andato nel Brasile, via via, in Argentina, perché mi ha preso questo bisogno di portare aiuti, perché è il gusto. Ripeto ancora, mia madre ha fatto in maniera che ogni volta che veniva un povero, specialmente a mezzogiorno, ce n'erano tanti allora, eravamo tutti pronti, il primo dei miei fratelli doveva portare la scodella di minestra, il secondo doveva portare il bicchiere di vino, io dovevo portare un pezzo di pane. Quando arrivai, questo uomo mi mise la mano sulla testa e mi disse: ti benedico, bambino mio. Fu per me una cosa enorme. Quella sera, avevo 6 anni, mentre papà stava menando la polenta sul fuoco, mi presento e dico: papà, ci vogliono molti soldi a studiare da prete. L'idea della vocazione mi è venuta in quella circostanza. Insomma, voglio dire, insomma, che il futuro si decide proprio dai gusti che un ragazzo incomincia a provare, insomma. Perché la vita è un gusto, non si può mandare avanti, bisogna fare questo, bisogna fare questo, bisogna dargli l'attrattiva bisogna darla, creargli delle attrazioni, un bisogno, un desiderio, dei desideri, insomma. Ecco perché allora anche il padre interviene il padre, perché il modo con cui il ragazzo vede il padre stimare la madre, allora gli viene una pace interiore, che se il padre diventa tutore della madre, con un ragazzo non accetta di dividersi, mettersi per l'uno contro l'altro.